Benvenuti, ben ritrovati, buon fine settimana e grazie, grazie per la mole di complimenti e congratulazioni che ci avete fatto arrivare in questi giorni, già dalla settimana scorsa, per l'organizzazione della 20ª edizione del Premio Saturno, la Sicilia che produce. Vi ringrazio davvero, l'abbiamo fatto formalmente nel telegiornale, oggi però ci soffermiamo proprio su questa bellissima edizione, non perché io giochi in casa, ma perché siete voi che ci avete detto che è stato davvero qualcosa di eccezionale. Uno dei protagonisti, l'ideatore, il Deus Ex Machina, l'anima di questa bellissima manifestazione, ce l'ho in studio. Hanno contribuito a tante maestranze, le parti pubbliche, le associazioni, i privati, ma non c'è dubbio che l'opera principale di questa realizzazione sia stata quella di Telesud e per Telesud certamente l'editore Massimo Marino. Grazie, Massimo. Grazie direttore, sì, come in tutte le cose ci vuole un'organizzazione, quindi ci vuole una scala gerarchica e si prende l'onere, gli onori anche pochi perché poi insomma non è che sono personali, sono verso il gruppo editoriale, verso voi che ci avete messo la faccia ognuno nei suoi ruoli, tu insieme a Stefania per i talk, nell'informazione, Vittoria Benante per i cooking, nelle conduzioni Stefania e Vittoria nuovamente e tutte le figure che hanno partecipato. È chiaro che ci vuole una regia e su questo sì, certamente ho dovuto prendermi le responsabilità di decidere e di organizzare. Lo volevamo un po' tutti fortemente, quello di ritornare a Trapani. Ovviamente la nostra è la sede del nostro gruppo editoriale, la nostra città di riferimento, e quindi Piazza Vittorio, come ho scritto, l'abbiamo tutti nel cuore, rivederla piena di gente, festosa, con quel clima che quella settimana è stato forse un po' magico per qualche ora, credo che faccia piacere. Io toglierei il forse, è stato magico. Lo sai, io sì, tu fai opera di modestia. Io non sono molto, non sono, seppur... Beh, però insomma i numeri e le non immagini... Sono, io seppur sono pienamente cosciente dei risultati e quindi so bene che è stata una gran bella edizione. E non sono mai molto prodigo di auto... E questo, è, di questo auto, ti fa onore. Ti fa onore. Però ovviamente dico, è evidente che è andata molto bene, i numeri sono lì a parlare chiaro nelle presenze. Ormai lo sai che sei costretto a fare altre cose del genere, perché chiunque mi fermi per strada, intanto molti dicono, mi dispiace, non ho potuto partecipare, però spero che non sia l'unica volta, spero che... Ormai sei costretto. Allora, come Telesud ha abitudine, purtroppo, generalmente una volta che inizia un passo, tornare indietro torna raramente in tutte le sue scelte. E chiaramente questa era un'edizione comunque speciale, che era il ventennale e quindi ci sta. Certamente ci responsabilizza questo risultato e onestamente anche lì voglio dire c'è poco da commentare, le attestazioni di stima, di gratitudine, di apprezzamento sono state talmente tante e così come anche in questi primi giorni le richieste di ritornare a farla sostanzialmente nello stesso format e sempre a Trapani sono davvero tante, a iniziare ovviamente dall'amministrazione comunale, che intanto ringraziamo da padroni di casa, che ha creduto in questa edizione, ha voluto essere al nostro fianco, il sindaco Tranchida, ma anche gli assessori Rosalia D'Ali e Lele Barbara, anche nelle piccolezze quotidiane, sai, c'è sempre certo, bisogno certo di un coordinamento con chi è titolare del suolo e quindi... Chiaramente, quindi non posso che ringraziare. Credo però, Massimo, vediamo se mi dai supporto oppure se la vedi diversamente, che probabilmente all'inizio nemmeno la parte pubblica, cioè il Comune e il Sindaco, ci avevano creduto in una iniziativa del genere, hanno dato supporto, ma forse non avevano compreso che potesse diventare così dirompente per la città. Quindi giorno dopo giorno hanno iniziato a crederci ancora di più. Beh, allora, guarda, già... Non dico che è difficile, ma certamente è un grosso punto interrogativo per chi ha contezza di cosa propone, quindi direttamente noi, perché sai c'è sempre incertezza
e come reagirà il territorio, i cittadini, certo, saranno presenti e in quanti saranno presenti. Quindi figurati chi non fa questo lavoro. Quindi immagino che anche l'amministrazione non potesse immaginarsi un risultato del genere. E credo che già dopo il primo giorno, che comunque era un martedì di settembre pieno, dopo un'estate passata la gente a svagarsi in giro, avere una risposta di pubblico così importante, è chiaro che comunque ti apri gli occhi a dire allora qua insomma è qualcosa di davvero importante. E poi i giorni a seguire mi è sembrato di avvertire, con una loro presenza anche fisica, e quindi evidentemente che immagino venivano oltre che per partecipare, anche per avere consapevolezza, perché no, forse anche l'ho visto anche divertirsi, e perché mi è sembrato così. Ci sta anche, voglio dire, nelle cose, e questo è l'aspetto, devo dire, se io ho una soddisfazione, questa è la soddisfazione maggiore. Quello di avere visto davvero una piazza piena di gente che si divertiva in maniera sana, famiglie, carrozzine, c'erano persone in prima fila, di 70 e passi anni. Signora quasi centenaria. C'era una signora centenaria che ballava, ce n'era un trapanese che poi sui social abbiamo, ci è stato indicato, credo fosse un ex giocatore di Torre Ligny, 70 e passa anni, in prima fila nelle transenne fino... Quindi questa è la cosa che davvero, se c'è una soddisfazione che ho, è questa. Tutti in maniera sana, a divertirsi, senza un problema di ordine pubblico, di nessuna natura, una lite. Abbiamo condiviso anche con l'amministrazione il divieto assoluto nel centro storico fino a parte via Fardella, la somministrazione in vetro. Gli amici di Formula Ambiente, ma anche di Tramani Servizi e di ATM, che hanno coordinato pulizia, spostamenti dei panettoni, sicurezza in tutta tranquillità. Questo è stato davvero, e quando tu hai questi numeri non è scontato, può capitare, certo, può capitare di tutto, certo. E fortunatamente questo è davvero la soddisfazione. Ci tengo a farti sottolineare una cosa, l'abbiamo fatto ma adesso in trasmissione facciamolo un po' di più. L'organizzazione è stata obiettivamente imponente, ma soprattutto c'è stato un aspetto sul quale l'organizzazione, quindi Telesud e degli altri, si sono voluti soffermare, che è quello della sicurezza e dell'assistenza sanitaria. Soffermiamoci. Beh, questo, sai, al netto di essere una premura personale, è anche un dovere. Beh, siamo andati oltre però gli obblighi. Di un dovere, diciamo, previsto, c'è una commissione pubblici spettacoli che si riunisce e ci dà un'impostazione chiaramente numerica di defibrillatori, di ambulanze, piuttosto. Altre invece non sono obbligatorie. I bodyguard, tanto per capirci, sotto il palco non sono obbligatori, sono obbligatori il piano, e abbiamo condiviso con gli amici e la Croce Rossa, e siamo stati anche ben lieti ovviamente di averli, dandogli uno stand espositivo dove sono venuti in massa, e quindi chiaramente, essendo anche partecipi nel village, erano presenti in massa. Erano anche i volontari che sono stati a presidiare le strade, e poi per obbligo, perché ci sono dei parametri di sicurezza dove tu devi avere determinati estintori, dei addetti antincendio, quindi noi abbiamo ovviamente seguito le prescrizioni previste dal piano, dal responsabile, l'amico, e anche lì non ho modo, devo assolutamente ringraziare l'amico Alberto Bruno, un professionista che è notissimo nel campo, affermatissimo, fra i più affermati del territorio nei piani di sicurezza. Abbiamo seguito tutte le prescrizioni previste dal piano di sicurezza, e poi siamo andati anche oltre con del personale che abbiamo ritenuto essere importante vi fosse a presidiare le varie aree. Devo dire che col senno del poi era inutile, perché la gente è stata talmente educata, come si vuol dire, meglio dire chissà, cioè, però appunto quando tu hai una massa di gente tale, con migliaia e migliaia di persone, può capitare anche lo stupido di passaggio, è inutile negarlo, è capitato tante volte. Fortunatamente non è successo, ma forse non è successo, sai anche perché? Perché la tipologia di gente era talmente bella, c'è un clima educato, familiare, che forse magari qualcun altro non si sarebbe trovato neanche
a suo agio in un clima così sereno, così familiare, così di divertimento sano, e quindi probabilmente ha autoescluso. Guarda che piazza, Massimo. E questo devo dire, e questa è stata un'altra cosa davvero entusiasmante, e questo me lo dicevano tutti, che salire un po' da Viale Regina Margherita, comunque dal centro, e arrivare a Piazza Vittorio e vedere tutto quel fiume di persone, quel palco che era probabilmente, non lo so, forse uno dei palchi più imponenti che Trapani abbia mai visto, non credo ci siano state tante manifestazioni, ma su questo è una cosa interna, certo, su cui noi scommettiamo, perché per noi che diciamo anche negli eventi siamo vicini e sappiamo bene che sono dei biglietti da visita fondamentali, perché quando tu ti presenti con anche un aspetto estetico così importante, con tutto il rispetto e la buona volontà di tante organizzazioni che fanno la festa di quartiere, dove chiaramente fanno un'altra cosa, è un'altra cosa ed è viatico per poter essere anche un'altra cosa in futuro. Accanto a te hai la statuetta del primo Saturno. Sai che molti mi fermano e dicono ma a me perché non la date? Io è da 30 anni che io è da 20 anni, ma l'anno prossimo quando mi spetta? Sì, è diventata ambita questa statuetta, Massimo. Devo dire che negli anni tante persone, aziende mi hanno detto la stessa cosa che mi stai dicendo tu. Intanto l'ho detto in altre occasioni, ma è una buona occasione per ribadirlo. Il premio Saturno viene assegnato generalmente in un team di figure che si seguono per scegliere di anno in anno, che generalmente sono quasi sempre le stesse. Noi, ovviamente, come organizzatori, due figure cardine della Sicilia che produce, cioè il presidente di Confindustria e il presidente di Unioncamere. Chi meglio di loro mi può indicare? Io, per esempio, abbiamo premiato aziende, questa, la Sarco di Marsala, è un'azienda avveneristica, col vetro che ricicla, quello che io non conoscevo. Cioè, chi meglio di loro, che sono i rappresentanti perché, preposti? Perdonami se ti interrompo, va sottolineato proprio questo, che è un premio appunto per la Sicilia che produce, non è uno dei tanti premi alla cultura, anche, ma fondamentalmente noi però la Sicilia che produce lato senso, certamente la produttività materiale, ma riteniamo che altri aspetti della Sicilia che produce sono anche quello dello sport, della cultura, della legalità, ma è chiaro sempre che preminente è comunque l'aspetto produttivo vero e proprio. E poi chiaramente una figura sempre inquadrata in questo team è il sindaco del territorio dove siamo, che chiaramente anche lui conoscerà certamente anche meglio di me se a Marsala, a Trapani o a Salemi ci sia quell'azienda XY che è una realtà meritevole rispetto, certo, a me. Quindi cerchiamo, ovviamente poi c'è un numero anche limitato di premiazioni, e penso, senza far torto a nessuno, mi rendo conto che ognuno appunto ambisce, questo ci fa piacere, ci lusinga, però è chiaro che nel corso degli anni abbiamo premiato realtà che realmente, e devo dire che abbiamo spaziato in tutti i campi, perché la Sicilia produce non la intendiamo semplicemente con l'azienda XY con 200 dipendenti e le cose. La Sicilia produce può essere anche un artigiano, può essere Salvatore Amoroso, forse il più antico marinaio, uomo di marineria della città. Quindi non è che la Sicilia produce deve essere forse l'azienda principe della provincia, che è la Nino Castiglione, anzi la ringrazio anche lei, oltre a Sottile e tanti altri che sono stati a noi vicini collaborando alle cose, che produce la scatoletta di tonno e quindi la produzione. La Castiglione credo che sia tutt'oggi l'azienda della provincia di Trapani che fattura di più, se non ricordo male. Ma non deve essere forza, deve essere anche il Salvatore Amoroso, che ha dedicato una vita al mare, quindi quindi ecco, cerchiamo di spaziare, poi per ovvi motivi non sempre ovviamente possiamo accontentare tutti, che magari saranno altrettanto meritori, magari lo saranno in futuro. Appunto, andiamo avanti. Una scommessa, Piazza Vittorio, quella
parte di Piazza Vittorio? Allora, su questo devo dire che sono stato molto deciso nel sceglierla, perché c'era chi pensava alla parte del posteggio, c'è chi pensava magari poteva essere al ex mercato del pesce, piazza ex mercato del pesce. Io su quello sono stato molto deciso. Sono stato deciso per alcune motivazioni logistiche. Intanto non era una piazza d'armi sconfinata come il parcheggio, ma neanche piccola come piazza mercato del pesce, quindi aveva la giusta dimensione. E poi comunque ha un fascino completamente diverso, gli alberi, la fontana del Tritone, l'abbiamo vista di sera illuminata com'era bella. Il parcheggio non ha certamente questo fascino, oltre ad esserci dei problemi per Trapani, ai noi, da mettere in conto, come il vento, che lì è molto più difesa rispetto invece a Piazza Vittorio, dove certo, il nord. Mentre quello, dare le spalle a Via Fardella e dare il volto verso il centro storico, per chi venisse lì sono stato molto deciso a fare, e di lì sono convinto, se dovesse esserci una scelta, lì rimane, neanche si muove, perché era bello proprio quel Piazza Vittorio, che c'è quell'ibrido di spazi ma di fascino, che magari a Piazza Mercato del Pesce ha il fascino ma non ha gli spazi. Io quando ho presentato il lunedì il telegiornale, appunto, e abbiamo lanciato il servizio, ho detto, beh, in un certo senso, involontariamente, non ce l'abbiamo studiato certamente, ma involontariamente abbiamo dato una direttiva, cioè a chi amministra, questi e gli altri. Lì Piazza Vittorio va fatta usufruire con cose del genere, o comunque, e comunque va fatta usufruire. Lì sei stato, beh, è chiaro che davanti a un risultato del genere può essere viatico per altri, mi rendo conto per gli altri che non è la cosa più semplice del mondo, perché l'impegno finanziario, perché per fare a Piazza Vittorio devi fare una cosa adeguata a Piazza Vittorio, un palco adeguato a Piazza Vittorio, un programma adeguato a Piazza Vittorio, e non è la cosa più semplice del mondo, perché poi l'amministrazione ti può anche essere vicina, ma le risorse sono quelle che sono, praticamente è tutto a carico del privato che deve il rischio d'impresa, quindi mi rendo conto che non sono tantissimi che possono avere anche una struttura organizzativa al netto delle capacità finanziarie come Telesud di poter organizzare una cosa del genere, però certamente se qualcuno ci vuole scommettere, se ce ne ha la forza, chiaramente. Però è pur vero che Piazza Vittorio, anche almeno io, figuriamoci se io debba dare suggerimenti al primo cittadino, all'amministrazione, ognuno a casa ha l'onere di prendersi la responsabilità di fare le scelte, non puoi neanche darla per la festa, diciamo, che metti un palchetto e due giocolieri, o fai una cosa degna da Piazza Vittorio, oppure ti fai la festa del quartiere. Ci sono altre location, insomma, magari anche più funzionali. La dimensione di Piazza Vittorio deve essere adeguata, che ben venga che ci sia. Se ci sono privati, per carità, mi è stato anche in quei giorni detto anche, perché non facciamo, ovviamente, immagino, nell'entusiasmo certo, dei numeri, delle presenze, perché non facciamo qualche altra cosa all'inizio dell'estate? E per carità, dico, il nostro core business è pur sempre l'informazione e l'editoria, non è fare eventi, però anche in questo chiaramente qualcosa ormai l'abbiamo puntellato, come Mangia Sana Italia Erice, come il Premio Saturno da sempre, che un po' vestito delle Sud. Certamente però se ci fosse da collaborare con dei progetti importanti, noi saremmo, perché no, certamente disponibili verso il territorio per fare. 20 anni fa ti sei insediato come editore, appunto, qui a Telesud, e Uoli Gammareri ti propose, no, questo Premio Saturno, che era una cosa, sì, simbolica. Mi ricordo forse la prima volta l'avete stata fatta in un locale di Trapani, credo, la Porta Blu. No, dopo la Porta Blu. E, non, no, non era la Porta Blu, era il
Jets, quella all'inizio di Bix Jets. Bix Jets, la prima esattamente, via Manzoni. All'inizio via Manzoni, ma non è stata la prima. Ex African. La prima, no, non era ex African. In zona però, il Bix Jets. L'African era più sopra, più sopra. Quello credo fu una delle prime edizioni. La prima edizione, se non ricordo male, lo facemmo alla Sicilcassa, ai locali della Sicilcassa in via Garibaldi, a Pianta, ed era un pomeriggio, perché chiaramente chi ci segue lo sa, fino al decimo anno il premio Saturno si svolgeva in una giornata, spesso in una serata, sotto Natale con soltanto istituzioni. Poi il decimo anno abbiamo fatto la scelta di festeggiarlo insieme all'amico Pino Pace, da sempre molto vicino alla manifestazione, in pubblico lo facemmo a Trapani, sotto la tensa struttura alla Marina, e da lì non siamo più tornati indietro, facendolo itinerante per la provincia. Poi dopo il 20 anni, Wally, quando io divenni presidente di Telesud fu nel marzo 2003, proprio 20 anni fa, Wally e Rocco avevano in mente, e anzi ce n'era prima un altro, facciamo un po' di amarcord, una chiacchierata informale, c'era il premio Nunzio Nasi insieme, c'era il premio Nunzio Nasi e poi il premio Saturno. Io me lo sottoposero, ovviamente io all'inizio anche lasciavo fare un po' di più, perché riconoscevo ovviamente anche una anzianità ovviamente aziendale, e quindi anche nel settore, che io non avevo. Poi decisi quasi subito di accantonarne uno e di puntare tutte le risorse anche organizzative su uno e sul premio Saturno. Quindi ecco come. E loro, ovviamente, il format Wally lo condusse per tantissimi anni, poi ormai negli ultimi anni ovviamente le sue condizioni di salute erano precarie, e quindi chiaramente non poteva più seguirlo. Però Wally e Rocco sono stati vicino a me, che poi anche come responsabilità di ruolo e anche come proprietà ovviamente dovevo sempre più, certo, prendermi gli oneri di decidere in un senso o nell'altro, sono stati sempre insieme a noi. Questo invece, quello che stiamo vedendo invece, era la Porta Blu. Sai che la Porta Blu non lo ricordavo? Quello il Bix me lo ricordavo, quella della Porta Blu, ora le immagini che sono scorse me lo ricordavo. Comunque siamo stati itineranti fino a 9 anni. Tutti i complimenti, io ti muovo qualche critica, così le riporto giusto del relato al refero. Ma aiutano a crescere, soprattutto quando sono onesti intellettualmente. Sono 10 anni, 15 anni che Telesud, questo primo Saturno, nessuno sembra stesso, sa salvaggio, sì. Ernesto Maria Pote, è sempre... trita e ritrita, pistola quanto portarlo. Beh, ti spiego. Intanto, essendo stato itinerante, il premio Saturno, comunque, se Sassa Salvaggio faceva uno spettacolo a Marsala, non era quello che era di San Vito. Uno. Due. Quindi già la natura itinerante giustificava chiaramente che il format potesse essere... Diciamo, hai detto la parolina magica che gli altri debbono comprendere, format, ora lo spiega. C'è un format che prevede un determinato talk, cooking, e spettacoli e premiazioni, che è itinerante, e quindi il format, così come aveva la stessa conduzione, può avere anche lo stesso spettacolo. Quest'anno io volevo assolutamente, perché al di là del rapporto lavoro c'è anche un rapporto di amicizia personale molto stretto con tutti questi nomi che hai detto, e quindi io volevo assolutamente che fossero con noi per festeggiare il ventennale. Però come avete visto ho cambiato il format, perché Sassa Salvaggio non era più nella veste di intrattenitore, conduttore. Ovviamente sempre lo showman farà le battute sul palco, mica deve fare l'intervista giornalistica come fai tu, è pagato anche per fare ridere sul palco, certo. Quindi, ma era un altro Ernesto Maria Ponte, idem con Patate. Ernesto, abbiamo ideato un format diverso della serata, stand up Sicily, con persone che si seguivano, lui faceva intrecci, poi chiudeva, non era più il one man show con lui sul palco e delle cose. Quindi anche quest'anno l'impostazione proprio
in vista anche delle osservazioni che nel corso del tempo ci sono state fatte, era stato parzialmente modificato. È normale che se l'anno prossimo facciamo la stessa cosa, è normale che per esempio Stand Up Sicily, seppur viene affidata alla conduzione di Ernesto Maria Monte e Vittorio Benante, gli artisti all'interno dovranno cambiare, mi pare evidente. Ma Sasa Salvaggio viene a condurre, scusami un attimo, il Festival di Sanremo mi pare che l'hanno condotto Amadeus e Fiorello per 3 anni. Ma... Sì, no, credo anche di più, forse. Non lo so, 3-4 anni, non ho capito. Cioè, sempre gli stessi sono. È normale che la veste è quella, devi cambiare, chiaramente, se tu fai uno spettacolo di 2 ore, la conduzione, se tu la affidi a Stefania Renda e Sasa Salvaggio, l'anno prossimo lo possono fare tranquillamente uguale. Devi cambiare, invece, se fai stand up così come il contenuto. L'anno prossimo, certo. Vedi, faccio degli esempi, magari ovviamente abbiamo riflettuto in questi giorni, è normale che l'anno prossimo gli amici che sono stati bravissimi e che hanno avuto un grande successo come in Sciaca, la Beggiaca, non ci possono essere. I 40 e Balla 90 sì, perché? Perché sostanzialmente è una serata a discoteca degli anni 90, puoi cambiarla la musica, lo spettacolo rimane sempre lo stesso, ma la musica è come se fai una serata di discoteca, non puoi rifare il concerto di Shagalab, che già l'hai fatto l'anno scorso, lo devi fare fra 5 anni, ma alcune cose sono ripetibili, altre no. Vabbè, l'anno prossimo ci aspettiamo Sting. Non credo, però anche lì abbiamo in mente probabilmente, ma ripeto, l'ho detto anche. Non spoilerare. Di poter anche ampliare, magari se dovessimo rimanere, ma ovviamente non abbiamo neanche parlato su Trapani, cosa che le precondizioni, come ho scritto, ci sono tutte, di ampliare anche un'altra data, magari vicino a quelle ufficiali del premio, con un concerto importante. Ma questo lo vedremo. Lo vedremo, c'è tanto tempo, strada facendo. Ci salutiamo in questa prima parte con di nuovo altri ringraziamenti che magari non è hai. È doveroso alcuni. Dopo c'è Chef Giuffrè, Peppe Giuffrè. Peppe certamente è uno di quelli che davvero, ma l'ho detto in altre occasioni, che mette talmente di quell'entusiasmo quando uno viene chiamato per il territorio, che veramente è una persona di una generosità immensa, così come lo è Pino Maggiore, Mirko Catanzaro, Peppe Martinez, tutti gli amici che sono, però Peppe davvero ha queste caratteristiche e lo vediamo sempre che quando uno chiama, quando il territorio chiama, lui risponde. Io alcuni ringraziamenti l'ho fatti, altri a iniziare dalle istituzioni, perché comunque a iniziare Sua Eccellenza Fragnelli, che è sempre con noi, è un segnale anche verso il territorio, verso voi. Ha fatto un bel discorso, la Sicilia che produce, sono segnali, credo, al di là del gruppo editoriale, anche verso il territorio, di una presenza, voglio dire, di stima, così come gli assessori regionali che sono venuti, e quindi sia Elvira Mata che Mimmo Turano, il presidente di Confindustria regionale a San Urbanese, che è venuto a ricordare la figura indimenticata dell'amico Gregory Bongiorno, ma il sottosegretario di Stato all'agricoltura, onorevole Pietra, è venuto pure a consegnare. Davvero sono tanti, l'ho detto, le aziende, e certamente farei difetto verso qualcuno, perché sono state davvero tantissimi gli amici, e avrò modo magari in altri scritti di poterli citare. Questa è stata probabilmente una delle carte vincenti per quest'anno, che era il ventennale, a cui ho chiesto a tutti di essere vicini per regalare una cosa al territorio, che era evidente, questo lo possiamo dire perché te l'hanno detto a te, Fermo, che mancava. Era evidente, si sentiva che Trapani avesse bisogno anche di questo, perché poi tutto quello che vuoi, sì, puoi avere la sagra dove ti mangi un panino Cameusa, ma è bellissimo, puoi avere il mare, puoi avere un bel cartellone di lirica, tutto quello che vuoi, tutto va benissimo, ma la gente ha bisogno anche di divertirsi in maniera sana, tutti assieme in piazza, ballando, sentendo un po' di musica, bevendosi una cosa in tutta tranquillità, mangiando una sciocchezza, tutti. Il senso di agorà, di aggregazione, che era un po' quello che anche Wally Cammareri vedeva nella figura del Saturno, tra tutte le cose,
l'abbiamo avvertita questa. Trapani era evidente che avesse bisogno anche di questo. Tutto il resto va benissimo, è sacrosanto che ci assolutamente. Sia. Ad maiora, grazie, Massimo Marino. Grazie a tutti gli spettatori e soprattutto in questo caso a tutti i cittadini che sono stati con noi numerosissimi in questi giorni per il Premio Saturno. Continuiamo a parlare di Premio Saturno, ma non solo, perché entro pure nel personale del maestro, gastrosofo, gastronauta. Enogastronauta. Enogastronauta Peppe Giuffrè, tra poco qui su quella poltrona.